Anche quest'anno abbiamo riaperto la nostra piscina comunale. È una bella struttura che ormai è al secondo anno di vita, che diciamo è un bello sfogo per il territorio. In un periodo in cui veniamo, tutti quanti sappiamo, dalle chiusure del coronavirus dei mesi scorsi. E quest'anno noi abbiamo chiaramente adeguato tutto quello che c'era da adeguare per il discorso delle nuove norme di sicurezza, e dai primi di luglio siamo riusciti quindi a riaprire, riaccettare nuovamente le persone qui dentro che si stanno divertendo giorno per giorno. Abbiamo messo delle limitazioni, nel senso che prima magari accettavamo 40 persone all'ingresso, oggi ne accettiamo 30, e il tutto si può fare in tranquillità, sicurezza, e passiamo sicuramente una bella giornata. Il posto è un posto eccezionale perché piglia il sole dalla mattina fino alle 7:30 di sera. C'è la possibilità di prendere il sole, c'è la possibilità di stare all'ombra sotto i gazebo. Abbiamo anche pensato alle famiglie, per cui la mattina i ragazzi sotto i 12 anni non pagano l'ingresso, quindi favoriamo l'ingresso delle famiglie con i figli, e quindi è un modo per far stare insieme le famiglie, farle socializzare, creare un bel rapporto anche tra i ragazzi, ovviamente nei limiti del consentito del periodo. Quindi quando volete, noi siamo aperti, veniteci a trovare, sarà un piacere per noi ospitarvi in questa bella struttura. Questo è il nostro parco giochi. Assieme alla piscina noi abbiamo attrezzato anche un'area giochi con un'area di sosta, con dei tavoli dove uno, diciamo, può sostare tranquillamente. E in questo caso quindi abbiamo attrezzato con dei giochi apposta per bambini, quindi con un'area attrezzata con pavimenti fatti con pavimentazione antitrauma, proprio per dare uno spazio ricreativo e sicuro alle famiglie. E qui i nostri ragazzi durante il giorno, oggi c'è un po' di sole, quindi diciamo nel primo pomeriggio o la mattina, vengono a passare un po' del loro tempo libero, hanno modo di socializzare, anche in questo caso ovviamente in sicurezza viste le norme del periodo. Ed è un punto di ritrovo non solo per i nostri ragazzi ma anche dei genitori, che ritornano nuovamente a quella che era la vecchia agora di una volta, per cui i ragazzi giocano in sicurezza e i genitori fanno conversazione sulle panchine, quindi su questo spazio che è diventato uno spazio aggregativo. E crediamo che proprio i piccoli centri come i nostri, se riusciamo ad arricchirli di servizi, saranno più appetibili e di conseguenza non andranno poi a spopolarsi come invece sta succedendo negli ultimi anni. Il posto è un posto strategicamente importante, sia immediatamente sotto la stazione della Ferrovia delle Calabria, per cui l'idea quale potrebbe essere in un prossimo futuro, visto che stanno seguendo proprio in questi giorni i lavori per il ripristino della tratta, che diventi un punto di attrazione per il territorio stesso. Immagino dei ragazzi di paesi vicino ai nostri che possano venire, magari fanno un abbonamento, usufruiscono della nostra piscina e vengono nel nostro parco giochi, e magari sosterranno, perché è la prossima idea che vogliamo mettere in campo, in quello che è il parco della biodiversità che dovremmo attrezzare in quest'area che sta immediatamente alle spalle del parco giochi.